Vestito su sbieco, oggi è l'ultima parte della serie di lezioni con questo vestito. Vi abbiamo fatto vedere quattro lezioni, perché ho pensato che non è giusto darvi solo il taglio e non farvi vedere come si fa a cucire. E tutti quanti hanno voluto vedere sia come si fa l'orlo. Oggi il vestito è quasi pronto, tranne sull'orlo. Ovviamente ha tutta un'altra vestibilità, sta perfettamente, le cuciture sono perfette, la manica sta perfettamente. Al momento manca solo l'orlo, per cui ora vi facciamo vedere come lavorare con l'orlo. Immaginate, finché siamo qui che facciamo la lezione, mi hanno già regalato i fiori, proprio a sorpresa. Portateli via, per favore. È Natale, continuiamo a lavorare. Il nostro dovere nei vestiti su sbiego è di correggere l'orlo quando il vestito lo abbiamo addosso. Non si può né sul tavolo né sul manichino, ma proprio quando è indossato dalla persona. Io sono salita sul tavolo così a Natalia non tocca sedersi per terra, ma perché le sia comodo lavorare. Ora fate vedere come Natalia lavora. Ha trovato il punto più corto in questo vestito e in base a quella lunghezza va tutto intorno a segnarla. Se io non avessi scelto di lavorare l'orlo col pizzo, ovviamente facevamo la cucitura orlata, cioè quella che vi ho fatto vedere. Però, visto che lo rifiniamo con strisce sottili in pizzo, come sulle maniche, rifiniremo sull'orlo con tagliacuci, quello casalingo, che fa molto sottile, e sopra applicheremo la striscia di pizzo. Fra qualche ora inizieranno ad arrivare i ospiti e noi a quell'ora dovremmo già aver finito. Cuciamo all'ultimo momento praticamente. Siamo già abituati tanto. Se si aveva più tempo libero, ovviamente si poteva far per tempo. Però purtroppo, ragazzi, noi lavoriamo tanto. Con la squadra dritta sul tavolo, stessa misura tutto intorno. Sono molto grata a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri. Sono commossa e mi ha fatto un sacco piacere. Ora noi finiamo di segnare. Ora taglieremo la parte sopra del vestito in base a questi segnetti che Natale ha messo. Toglierò il vestito, taglieremo, faremo il tagliacuci, metteremo la striscia di pizzo. Dopo reindosserò il vestito con il rovescio in su e segneremo l'orlo con 2 cm più corto di questo. Tutte e due strati, non si raccomanda fare insieme. Ora Natalia sta tagliando in base ai segnetti che ha fatto su di me. Un metodo migliore di questo non ce n'è. Sul manichino non viene così bene come sulla persona, perché il manichino non ha la nostra stessa postura. Vedete che differenze ci sono dopo tutto il lavoro con il nostro vestito? Finiamo di tagliare e andiamo a rifinire. Avete visto quante lezioni abbiamo fatto con il vestito su sbiego? E dopo che abbiamo fatto vedere quasi tutto, dal modellare a come far cucire, ho pensato che è bene far vedere anche come rifinire l'orlo. Gli ospiti sono quasi qui e sono ancora nuda, ma niente panico, l'importante è farvi vedere tutto. Ora andiamo al tagliacuci. Di solito noi facciamo cucitura orlatore, però avendo il pizzo facciamo questo con il tagliacuci. Questo tipo di rifinitura si usa spesso per tessuti in chiffon, seta, sui foulard. È un tagliacuci molto sottile e denso. Quasi tutti i tagliacuci casalinghi hanno questo tipo di cucitura. Lavoriamo molto accuratamente, controllando con tutte e due le mani il tessuto.
Dopo le rifiniture sull'orlo si formano onde, con lo stiro raddrizziamo tutto. Imparate da Natalia. È perfetto, viene assolutamente perfetto fuori. Fate attenzione, dopo aver rifinito e stirato l'orlo, ora dobbiamo cucire il pizzo un millimetro dall'orlo e così intorno a tutto il vestito. In genere questo vestito è venuto fuori una roba fighissima, sono molto soddisfatta. Ovviamente avendo dovuto fare i video i tempi si sono allungati per farlo. Però cosa vuoi farci? Una volta iniziato bisogna finire. L'importante è che riusciremo a finire prima che arrivino gli ospiti. Io lo indosserò e farò finta che è finito da una settimana. Rimarrà un segreto tra di noi. E così rifiniamo tutto intorno il nostro vestito con questo bordino in pizzo. 2 centimetri di pizzo sull'orlo fa differenza al nostro vestito. È venuto fuori molto raffinato grazie a questi particolari qui. Vi ricordo che il vestito ha 2 strati, ma il pizzo si cuce solo su quello sopra, quello sotto rimane senza. Ora andremo a correggere anche quello. Molto accuratamente, senza tirare, stiriamo l'orlo. Finiamo con il strato sopra e rimane da correggere e rifinire l'orlo di quello sotto. Il strato sotto non è così impegnativo e importante, quindi si può anche far più veloce. Avete visto, prima abbiamo corretto e tagliato, rifinito con tagliacuci e unito il pizzo. Io ragazzi adoro il pizzo, se potessi andare tutto il giorno col pizzo in giro. Poi va anche di moda, ma il pizzo lo vogliono tutti, penso. Ecco come è venuto fuori l'orlo del mio vestito. Perfetto, ora per correggere l'altro strato si può fare sul manichino. Non ho più indossato il vestito perché quello sotto è un orlo che non si vede, per cui qualche millimetro non fa differenza. Ora segniamo, tagliamo e rifiniamo col tagliacuci. Stiriamo ed è finito. Sono pronta a ricevere i miei ospiti. Come vedete il vestito è finito, vi abbiamo fatto vedere tutto quanto. Non vi abbiamo fatto vedere le maniche perché è un tema che abbiamo già fatto. Imparate da Natalia come lavorare, imparate da noi a modellare, sono molto felice di avervi fatto vedere tutto. Molte grazie per i vostri commenti e ringraziamenti, grazie mille a tutti davvero ragazzi. Vi ricordate come stava il vestito alla prima prova? Guardate come sta adesso. Tutto ben stirato e molto fine. Mi fa anche perfino più magra di quello che sono. Vedete come casca bene, liscia, senza segnare. La nostra amata manica che si chiama non è così semplice come sembra. Anche questa va tanto di moda oggi come oggi. Spalle piccole così sono molto belle e arricchiscono molto e sono alla moda. Auguri! Auguri! Penso di avervi detto tutto. Saluto tutti. Con voi sono stati Paushchirna Mikhailovna, Yastrebov Alexei e Natalia.